Buongiorno, chiederei di Brosolo, chiederei medicina per l'anima, i libri Orchidee, storie dei personaggi, quarta edizione, 572 pagine di Orchidee, tutto sul mondo delle Orchidee. E Orchidee, una medicina per l'anima, che è sull'emozione che ci danno le Orchidee, è una cosa molto importante. Allora, la pianta di oggi è un'altra Masdevallia, la Masdevallia Red Magic. Guardate che colore che ha, veramente profondo, fantastica. E anche rifiorente, come le altre Masdevallie, a ombra d'estate, notte non troppo calde d'inverno, e bagnare sempre, sempre leggermente umida. Non deve mai asciugare completamente. Essendo un ibrido, una pianta anche molto robusta, è una bella pianta. Mi piace molto il colore, molto intenso. Allora, adesso parliamo di un argomento che a quanto pare non sembrerebbe che ha niente a che fare con l'orchidea, invece ha molto a che fare. C'è un bellissimo articolo che sul libro qui blu l'ha scritto Giorgio Buccilli di Napoli, un appassionato di Napoli. Bellissimo. Il titolo dell'articolo è Il cuore sente, la mente ragiona. Chi ha ragione, il cuore o la mente? Ecco, questo è veramente un bel dilemma. Allora, perché la mente è quella che ragiona, che ti fa ragionare le cose, mentre il cuore è quello dell'istintività, delle emozioni. Io vedo quando un nuovo appassionato entra in serra così. Vorrei comprarle tutte, ma dopo c'è la ragione che diceva, un momento, vai piano. Ecco, il problema è questo qui. Allora, il cuore è giusto che sia, è giusto ascoltare tutte e due, è giusto ascoltare il cuore, perché, come dice un famoso detto, il cuore ha delle ragioni il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Ed è così. È importante ascoltare il cuore, ma è anche importante ascoltare la mente. Per cui non lasciatevi, cioè dovete lasciarvi prendere dal cuore, ma anche la mente che vi frena un po'. Mi viene in mente che ho letto tanti anni fa, io ero appassionato avevo la Citroën DS, quella famosa macchina che è uscita nel 55, pensate, è attuale ancora oggi. C'è un bellissimo aneddoto sulla Citroën 55 DS. Quello che ha ideato le sospensioni idropneumatiche, tante cose della DS, era un genio francese che l'ha proposto alla Renault, ha portato i suoi progetti come voleva fare questa macchina. Allora noi gli hanno detto: ma te sei matto, è una roba così che siamo. Allora lui, deluso, è andato alla Citroën. E allora c'era André Citroën, che lui ascoltava solo il cuore, facciamo subito. E infatti nel 1955 è stata presentata la DS, che è stata la macchina innovativa in tutti i sensi. Ha una linea disegnata da un italiano, da Bertoni, da Flaminio Bertoni, che è ancora attualissima adesso, bellissima. Il problema è che ha avuto un grandissimo successo. André Citroën era uno che si lasciava molto prendere dal cuore, dalle emozioni. Lui aveva il suo amministratore, che era quello che sentiva invece la ragione, che lo teneva frenato. Quando è morto il suo amministratore, è fallito in un attimo, perché non ascoltava solo il cuore, non ascoltava la mente. È importante ascoltare il cuore, ascoltare i nostri istinti. Parlando dell'orchidea, è importante anche la ragione che ti dice: ma come si coltiva questa orchidea? Perché c'è qualcuno che dice: che bella la voglio, non sono neanche. Gli dico: guarda che questa qui andrebbe tenuta così, 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 non ti ascoltano neanche, che bella la voglio, che bella. Ecco, invece la mente ti fa ragionare e ti dice: come si tiene? Se avrò l'ambiente giusto per tenerla? Quanto costa? Cioè, tante cose. È importante sentire tutte e due, la mente e il cuore. Il cuore è importante, ma è importante anche la mente. Per cui sentendo tutte e due e facendo una mediazione tra tutte e due è la cosa migliore. Ok, a domani.